Buonasera, vi avevo detto che sarei stato al fresco questa sera e difatti vedete che non mi smentisco. Partita da recuperare del campionato contro la prima in classifica, partita importantissima. Sto parlando della Sesto 2012, naturalmente la squadra di mio figlio. Fa un freddo cane, ma ci si attrezza. E poi è bello perché sono tutti gasati perché gli sembra di giocare in coppa il mercoledì sera, no? Bellissimo, bellissimo. Le emozioni del calcio, quello puro, quello vero, quello dei bambini, eccetera, eccetera. Va bene, dai. Allora, ragazzi, è uscito un comunicato della Juventus, molto duro, o comunque non duro perché non accusa nessuno, anzi, ma difende se stessa a spada tratta, con molta determinazione, provando a replicare punto su punto. Ovviamente adesso io qua non posso entrare nei meandri di questo comunicato, non posso esaminare punto per punto, lo riassumo molto brevemente dicendo che, e poi comunque a disposizione di tutti, andatevelo a leggere, dicendo che sostanzialmente la condotta è stata corretta nel rispetto delle norme, così come valutato da esperti del settore, quindi non solo legali, ma consulenti finanziari e quant'altro. Questo cosa significa, ragazzi? Che siccome vengono in mente i parallelismi con il passato, eccetera, stavolta la Juve combatte, stavolta la Juve non accetta, stavolta prova a combattere, prova a scendere in campo a livello giudiziario. Stiamo parlando di giustizia ordinaria, naturalmente, ma va da sé che tutto questo andrà ad investire il discorso della giustizia sportiva, qualora quella fascicolo che è stato aperto porti, ma è normale che sarà così, all'inizio di una vera e propria fase istruttoria e di conseguenza ad un processo anche in sede sportiva. Ho notato molta determinazione, molti dicono beh, ma è un comunicato che la Juve per forza doveva fare. No, no, non doveva per forza farlo, o poteva eventualmente aspettare di andare in sede giudiziaria a far valere le proprie ragioni. Aver diffuso un comunicato del genere significa intanto un primo atto di presenza di questa nuova società, anche se si riferisce naturalmente all'operato di quella precedente. Poi ci sarà un giudice, naturalmente, questo è un comunicato di difesa, ovviamente ci saranno le conclusioni, ci sono già state praticamente le conclusioni del pubblico ministero, ci sarà a breve la richiesta del rinvio a giudizio e quindi si andrà in sede dibattimentale. Ma questa volta si assisterà ad uno scontro, ci sarà uno scontro, il che porterà naturalmente in gran parte a dilatare i tempi della giustizia ordinaria, secondo me un anno e mezzo / due anni prima di andare alla fine di questo procedimento in sede di giustizia ordinaria. Diverso può essere il discorso in sede sportiva, adesso già si ipotizza un procedimento alla volta di marzo-aprile, però insomma naturalmente i tempi della giustizia sportiva sono relativamente, anzi decisamente più brevi rispetto a quelli di una giustizia ordinaria, poi in certi casi particolari si abbreviano del tutto anche nella fase istruttoria e pure nella fase dibattimentale, ma non tocchiamo vecchi tasti, o meglio li toccheremo a tempo debito. L'importante è che ci sia tempo questa volta per presentare delle memorie difensive, ecco, diciamo così. Va bene, comunque, detto questo, il tutto rende la situazione decisamente più intrigante dal punto di vista giornalistico, più affascinante dal punto di vista giornalistico, più appassionante dal punto di vista extra giornalistico, quindi sto parlando del mondo dei tifosi della Juve, del mondo dei tifosi contro la Juve, perché il mondo è diviso in due, tifosi della Juve e tifosi contro la Juve. Adesso si incazzeranno quelli delle altre squadre, ma di fatto è così. Basta vedere il proliferare di video, comunicati, cioè comunicati post, eccetera, di gente che non si rende ancora conto di quello che ha detto Gravina, che teme che ci siano altre società che hanno operato in un certo modo. Ecco, quindi, ma a parte che se n'era già parlato a suo tempo, ma queste cose a volte vengono dimenticate così, perché c'è un bersaglio importante da colpire, perché la Juve è sempre la più importante, nel bene e nel male, nel dubbio o nella verità, al buio o alla luce. È sempre è il punto di riferimento di chiunque, è sempre stato così e sarà sempre così. Andiamo con ordine. Allora, resta un dato di fatto, una questione su cui ho anche discusso quest'oggi con dei colleghi in redazione, no? Perché non facciamo solo i pirla, ma facciamo anche le cose serie e discutiamo anche seriamente. Ci vorrà del tempo per ricostruire la Juventus? Può essere, sì, che ci voglia del tempo. Ovviamente non si ricostruisce una cosa dall'oggi al domani, ma qui non si tratta di ricostruire da macerie.
Nel 2006 c'erano delle macerie da rimettere in piedi, qua non ci sono macerie. Nel 2006 c'erano giocatori che scappavano perché non volevano fare la Serie B, perché non volevano la decurtazione degli stipendi sostanzialmente, e qua non c'è l'ipotesi Serie B e non c'è un ridimensionamento a livello di stipendi, o comunque se questo ci sarà vuol dire che era già in atto da tempo, perché comunque la Juve aveva già fissato un tetto per gli stipendi, quindi non c'è nulla di nuovo. È anche vero che paradossalmente è meglio che tutto questo, ma quel presagio di Ned di cui vi ho parlato, insomma, parlava chiaro, è meglio che tutto questo sia successo durante la sosta dei mondiali. Questo perché? Perché adesso c'è l'effetto emotivo anche della situazione, che può andare a influire ovviamente anche sui calciatori, no? Se si giocasse adesso io penso che la Juve sarebbe molto smarrita da questo punto di vista, molto smarrita, e hai voglia di dire dobbiamo concentrarci sul campo, sulle partite, sui risultati, sarebbe molto difficile. Invece, complice anche il fatto che ci sono ancora 11 giocatori nel mondiale e che si riprenderà il 4 gennaio, io penso che questo impatto emotivo col tempo andrà diluendosi e prevarrà l'aspetto razionale. Io non mi aspetto una Juve particolarmente influenzata alla ripresa della stagione, influenzata non nel senso di influenza, ma condizionata, ecco, da queste situazioni. Anche perché per tempo la società si sarà già mossa, avrà già messo in atto la propria operatività, che non finisce qui, perché aspettiamoci figure nuove, aspettiamocele. Non subito, ve l'ho detto, forse da giugno, ma qualcosa di importante, di intrigante, al tempo stesso ancora di affascinante, appassionante per i tifosi della Juve succederà, e di questo sono abbastanza certo, abbastanza certo. Non faccio nomi, uno l'ho fatto, ce ne sarebbero anche altri, però secondo me qualcosa da questo punto di vista succederà. E quindi, ripeto, sono situazioni molto diverse e molto lontane da quelle che c'erano state nel lontano 2006. Mi si chiede ufficialmente cosa rischia la Juventus, ma l'ho già detto nel video di quest'oggi, insomma, l'articolo 31, c'è cioè il comma 3, il comma 4, eccetera, si parla di eventualmente, in caso di condanna, di riconosciuta colpevolezza, ammenda o uno o più punti di penalizzazione, che potrebbero eventualmente pregiudicare magari un piazzamento Champions, non lo so, perché dipenderà naturalmente da come finirà la stagione della Juventus. Insomma, io ricordo anche penalizzazioni che non hanno compromesso a suo tempo la disputa delle Champions League, per esempio, poi vinte meritatamente sul campo, per carità. Qui stiamo facendo i conti senza l'oste, come si dice in questi casi, no? Qui non stiamo tenendo conto del fatto che c'è ancora una fase istruttoria anche a livello sportivo da iniziare, un eventuale giudizio da affrontare, eccetera eccetera. Quindi io la chiuderei qua, ragazzi, questa sera, per dire che non dico che bisogna stare tranquilli, no, perché poi mi sono sentito dire è certo, la Juve non ha fatto niente. Allora, non ha fatto niente lo dirà il giudice, o se ha fatto qualcosa lo dirà il giudice. Che questa fase istruttoria sia fatta di intercettazioni, di documentazioni, eccetera, di situazioni che possono dare adito ad una condanna, è vero, ma è altrettanto vero che la Juve, come detto in apertura di video, farà valere le proprie ragioni in sede dibattimentale. Quindi a me piace, perché ci sono i giudizi, no, prima del giudizio effettivo, e quindi bisogna stare attenti. Io sono uomo di legge, sono laureato in legge, sono figlio di avvocato e fratello di avvocato. Ho sempre creduto nel principio che è, quasi sempre, creduto nel principio che alla fine è il giudice che decide quello che deve, che va bene, quello che va male, quindi che non si può considerare colpevole una persona o un ente o un'azienda o quant'altro fino a quando non viene giudicato. Poi, non sempre, diciamo, però vabbè, e quindi... No, ci sono tanti esempi, per carità, poi di situazioni che col passare del tempo vengono poi riviste. Ci sono ergastolani condannati ingiustamente e dopo 20 anni si scopre che erano innocenti, quindi per carità di Dio. Però il principio normalmente è questo qua. L'altro principio è che dovete iscrivervi al canale, naturalmente, e che ci vediamo naturalmente domani, ancora naturalmente. Basta, ci vediamo domani per il doppio video. Ciao!